Cosa guarda quando acquista i funghi? Guardo la qualità e guardo il prezzo. Mi fido di quello che c'è scritto. Come fa a capire se sono freschi oppure no? Un po' mi fido dell'occhio. Adesso vuole troppo, Quello non lo capisco. Quando le apre che ci sono i vermi, magari vede. I funghi devono risultare integri e la carne deve essere turgida, bella soda e priva di tarlatura. Infine il colore deve essere bianco, è un bianco stabile, cioè che non cambia nel giro di pochi minuti. Secondo lei da dove arrivano i funghi che ha acquistato? Non me l'hanno detto. In Italia non è sicuro. Penso da allevamento. Un po' dall'estero, diciamo tipo Romania, Polonia. Poca roba italiana. Questo è Trentino. Ma penso dalle montagne vicine, non so. Il 90% dei funghi spontanei arriva dall'estero, quindi può capitare di trovare in vendita dei funghi spontanei con la dicitura funghi italiani e magari molto spesso italiani non sono. Ma questo non significa che sono funghi di qualità inferiore. Per vendere il fungo devi essere autorizzato dal Comune di Milano, devi aver fatto gli esami. Chi vende i funghi deve avere il permesso del Comune. Ci vuole un corso speciale e l'autorizzazione dell'ASL e del Comune. No, il certificato no. Deve essere presente il certificato di avvenuta visita. Sul certificato infatti troviamo, oltre al nome scientifico del fungo, la data del controllo, il nome del micologo e della ASL di riferimento ed eventuali avvertenze per l'utilizzo e la cottura di quei funghi. Ma dicono che non bisognerebbe lavarli, dicono, però una sciacquatina con una spazzolina sulla testa del fungo la passo, sì. Pulirli con uno strofinaccio bagnato. Sì, vanno puliti col coltellino, asciugati molto minuziosamente tirandogli via la terra. Quindi. Li mangia cotti o crudi? No, cotto. Crudi? Cotti. Cotti, a me piacciono anche molto crudi con olio, pepe e sale. A parte rare eccezioni, vanno consumati cotti. La cottura è importante per rendere i funghi più digeribili e per eliminare alcuni veleni che possono essere contenuti in alcuni funghi e che possono dare problemi. Se non li consuma tutti in un giorno, come li conserva? Nel frigo. E se li congelo cucinati però, non freschi? No, preferisco non conservarli. Non può essere fissata una data di scadenza per i funghi perché si tratta di un prodotto altamente deperibile la cui durata è strettamente legata alle modalità di conservazione, anche se stiamo parlando sempre di 8-10 giorni. In ogni caso i funghi possono essere conservati in frigorifero nello scomparto delle verdure. In freezer le metto, ma ne prendo un chilo e me le mangio tutte insieme, me le mangio.